L'acquisizione Michelangelo è il mio nuovo romanzo per Newton Compton in uscita l'8 novembre. Racconta una storia particolare, una finestra temporale di 5 anni durante i quali il grande artista, uno dei più grandi della storia dell'arte, aderì ad una setta definita gli spirituali, guidati da Reginald Paul in pieno periodo riforma protestante, che diremo più correttamente a questo punto contro riforma, quando a Roma Papa Paolo III istituisce il Sant'Uffizio o Inquisizione Romana e quando Michelangelo stringe un'amicizia straordinaria con Vittoria Colonna. Questa sua appartenenza agli spirituali gli comporterà parecchi problemi, uno fra tutti entrare nell'occhio del ciclone dell'Inquisizione Romana. Inquisizione Michelangelo racconta proprio questa storia, che viene perfettamente sintetizzata nell'opera più discussa, quella che Michelangelo descrisse e definì come la tragedia della sua vita, il monumento funebre a Giulio II, quella tomba, diciamo, contenuta e conservata a San Pietro in Vincoli, che ha come monumento centrale la figura del Mosè. Ecco, questo romanzo racconta dunque un Michelangelo per certi aspetti inedito, diverso, credo affascinante, quindi spero, insomma, che possa incontrare il favore dei lettori.